Ciao a tutti amici e bentornati di nuovo al nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video parliamo finalmente di un mezzo incredibile che sembra davvero arrivato in procinto di essere, diciamo, vicinissimo all'uscita sul mercato. Di cosa parliamo? L'avete visto anche dall'immagine principale del video. Parliamo della Tesla Model 2, che sarà effettivamente veramente il mezzo più economico, diciamo, di Tesla sul commercio, ma poi andremo a vedere due o tre postille. Vi mostrerò per quale motivo vi sto dicendo che stiamo vicini a quella della data d'uscita. Vi dirò due notizine, diciamo, importanti in questo senso. Andremo a vedere, diciamo, quelle saranno più o meno le misure disponibili di questo mezzo, giusto appunto. E vi dirò come mai i media, i youtuber vari e, diciamo, giornalini vi stanno prendendo profondamente in giro con dei prezzi assurdi che non saranno mai i prezzi che arriveranno in commercio, e sicuramente poi rimarrete, diciamo, delusi di questo. Questo perché i famosi click sui titoli che fanno notizia, diciamo, però vi prendono in giro, ragazzi, e voi in questo canale non troverete mai niente di questo tipo, perché a me non me ne può fregare di meno di fregare la gente. Se volete guardarmi e seguirmi, molto volentieri, benissimo, parliamo di mobilità elettrica sostenibile. Se vogliamo parlare di altro, di numeri e quant'altro, ragazzi, non me ne importa assolutamente niente. Andiamo a vedere di cosa parliamo, di Tesla Model 2 e perché stiamo arrivando vicinissimi a quella data d'uscita. Andiamo! Allora, guardiamo un pochino come mai stiamo dicendo che siamo vicinissimi all'uscita di questo mezzo che ancora non è stato presentato. Perché dalla Cina, sì, proprio dalla Cina, arrivano delle notizie molto importanti. Innanzitutto parliamo del fatto che la Gigafactory di Shanghai ha, adiacente a quello del proprio stabilimento produttivo, anche un'unità di studio e di sviluppo di quelli che sono i propri mezzi in commercio. Questo perché la Model 3, scusatemi, e la Model Y sono state, diciamo, leggermente modificati per venire incontro a quello che è il parere, insomma, il piacere del mercato locale, e perché vengono utilizzati in grandissima parte produttori locali, e quindi, diciamo, è venuta incontro a quelle che sono anche le esigenze proprio specifiche del mercato cinese. In più, da Sina Motors o Sina Motors, ora non so bene quale potrebbe essere la pronuncia, in alcuni suoi trafiletti è stato proprio preannunciato il fatto che in questo momento viene realizzato lo studio preliminare sull'impatto ambientale di un nuovo, nuovissimo modello. In più, quello è Tom Zhu, che è il, diciamo, il presidente, il capo di quello è la Tesla China. In una lunga intervista ha anche dichiarato che è vicinissimo, entro la fine del 2021, la messa su strada, le prove su strada, i test di un nuovo, nuovissimo mezzo. In più ha aggiunto anche addirittura che questo mezzo sarà prodotto in quello che è la piattaforma della Model 3, questo per abbattere costi e per seguire, diciamo, un'economia di scala. Ha detto che il suo sogno, e sarà in questa maniera, di questo mezzo sarà che verrà prodotto e realizzato, studiato in Cina, ma sarà un prodotto globale. E quindi, diciamo, questo modello che verrà realizzato, studiato e prodotto in quello è, diciamo, la Gigafactory di Shanghai, vedrà poi, diciamo, anche la vendita sul mercato globale. Io mi immagino anche, magari non in un primo momento, verrà anche prodotta naturalmente in quella della Gigafactory di Berlino, e quindi verrà prodotta anche in Europa per il mercato europeo. Non credo che, magari un po' in all'inizio, ma insomma, vedremo tante consegne prodotte dalla Gigafactory cinese verso il mercato nostrano, immagino io. Quindi, diciamo, quello che viene direttamente dalla Cina è che siamo vicini, entro la fine dell'anno, ai test su strada di questo mezzo. Però, personalmente, se devo dare una mia specifica, se entro fine dell'anno ci saranno test su strada, ragazzi, non credo che il 2022 sarà l'anno di arrivo sul mercato europeo di questo mezzo. Come dicevamo, lo stesso Zhu ha detto che sarà il mezzo venduto al mercato, diciamo, globalmente, e ha anche aggiunto che sarà la Tesla in tutto il mondo con il prezzo più basso sul mercato, sarà la Tesla con il listino più basso presente sul mercato. E quindi, dopo questo, sono partite migliaia e migliaia di voci di corridoio, diciamo, siti e sitini che hanno cominciato a sparare a caso cifre. Ma come mai
hanno sparato 20 o 25 mila euro il prezzo di mercato di questo mezzo sul mercato nostrano. Come mai? Un motivo c'è, non è che stanno sparando a caso totalmente, ma diciamo ci giocano apposta per fare il titolone che piace. Questo perché mi sono segnato due cosine, non voglio essere, diciamo, buttare cose a caso. Sempre da indiscrezioni cinesi, il prezzo di questa vettura sarà dai 160.000 yuan, credo si dia così la moneta cinese, yuan, yuan, penso yuan, dai 160.000 ai 200.000 yuan cinesi, perfetto. La conversione in euro è, non sono scritta perché sennò è impossibile ricordarlo, dai 20.389 euro ai 25.486. Sono andato a fare la conversione poc'anzi. Quindi voi mi potreste dire, cavolo Marco, ma stai dicendo una pischerata. I siti dicono 20 o 25.000 euro e il 99% troverete 20, perché è più bellino scrivere 20 naturalmente rispetto a 25. Hanno ragione a scrivere questa cifra. No, ragazzi, questo perché? Perché quello magari potrebbe essere il prezzo di mercato e troverete in Cina, non sarà quello e troverete qua. Questo perché sul mercato nostrano ci sono tasse, tassettine, IVA che vanno conteggiate, cose magari sul mercato cinese non troverete. E ho fatto, diciamo, anche una conversione, perché è semplice, no? Fare in questa maniera per darvi un maggior aiuto, perché non voglio prendervi in giro assolutamente. Sul canale Marco Elettrico non troverete queste baggianate, assolutamente, a me mi danno anche un fastidio pazzesco, perché proprio prendere in giro la gente. Ho guardato quello è il prezzo della Model 3 e della Model Y, la Model 3 presente sul mercato cinese, proprio direttamente da quello è il configuratore Tesla Cina, convertito naturalmente in euro, e posso andare a vedere qual è il prezzo della Model 3 che viene venduta sul suolo europeo, italiano nello specifico, perché questo vi serve per vedere quella è la conversione reale di un prezzo che viene fatto sul mercato cinese e viene fatto qua. Poi, premessa, io considero, siccome anche i media cinesi saranno un pochino similari ai nostri, quindi sparare il prezzo più basso è, diciamo, conveniente per i click, maledetti click che uccideranno il mondo, questi click. Quindi tra i 160.000 e i 200.000 yuan io considero 200.000 più probabile, quindi 25.000, quant'era? 25.486 euro considero quella più reale, ma insomma sei un pochino per capirsi. Allora sono andato a vedere quant'è il prezzo della Model 3, dicevamo, come me lo sono scritto perché sennò è impossibile ricordarlo. Viene prodotta e venduta sul mercato cinese solo due versioni della Model 3, la Model 3 Standard Range e la Model 3 Performance, non c'è la Long Range, sono queste due. Prezzo 249.990 yuan in Cina, conversione in euro 31.926 euro, quindi la Model 3 Standard Range sul mercato cinese viene venduta a 31.926 euro e sul mercato nostrano l'abbiamo visto, no? Poi video or sono che è stato abbassato il prezzo della Model 3 sul mercato italiano, ma quante siamo? 47.990, praticamente il 50% in più. Quindi la differenza tra la Model 3 Standard venduta in Cina e quella venduta in Italia c'è un 50% in più. Guardiamo quella della Performance. La Performance che abbiamo avuto modo di vedere poc'anzi, con il ribasso maggiore, la Performance maggiore di ribasso, magari anche per questo ha una differenziale minore. Prezzo 339.990 yuan, prezzo in Cina. Euro 43.436. Versione italiana 60.990, totale 40% in più della Performance sul mercato italiano rispetto al mercato cinese. Quindi che cosa si evince, ragazzi? Si evince che il differenziale tra la versione venduta in Cina e quella venduta in Italia è tra il 40 e il 50%. Per questo io sono andato, diciamo, a considerare i 200.000 yuan, il prezzo, diciamo, tipo, sono andato a applicare quello del 40-50% in più che vedete sulla Model 3. Comunque sia, ragazzi, se volete andare a vedere, visitate su Tesla, andate sul mercato cinese con il traduttore, perché sennò è un marasma, e andate a vedere quello del prezzo. Non vi sto raccontando bischerate, perché ragazzi io ci tengo davvero a avere un canale pulito e limpido, perché a me queste cose mi danno noia, perché prendere in giro la gente, no? È pazzesco. Allora, conversione 40-50% in più, 36.000, tra i 36.000 e i 39.000 euro il prezzo finito. E io, ragazzi, davvero lo considero una... Io sarei contento, davvero sarei contentissimo se il prezzo della nuova Model 2, che poi ancora non sapremo se il nome davvero sarà Model 2, probabilmente sì, ma insomma
il prezzo della Model 2 sul mercato italiano sarà tra i 36.000 e i 39.000 euro. Poi non dite Marco, non ve l'ha detto, perché per me sarà in questa maniera qua. E sulle misure, io credo che saremo tra i 4,40 m e 4,50 m, non credo molto meno, anche perché verrà fatta sulla stessa piattaforma della Model 3, io non mi aspetto, diciamo, misure pazzescamente più piccole. Ecco, io non so dire una cosa del genere. Che poi è la più piccola di Tesla, ma non è minuscola, ecco, non è una Punto, non è una Opel Corsa, non è una Ford Fiesta, ecco. È un mezzo comunque sia importante, che avrà un gran successo. Io credo davvero 36-39.000 euro. Poi non dite Marco Elettrico non ve l'ha detto, perché io ci tengo a essere, diciamo, più onesto possibile. Quando c'è una cosa e non mi torna, io ve lo dico, perché, diciamo, io ho anche un altro lavoro. Questa per me è una passione, non voglio prendere in giro nessuno. Quindi, secondo Marco Elettrico, segnate il prezzo della Model 2 quando arriverà. Io credo più facile 2023 che 2022, però sarebbe benissimo 2022, la Model 2, tutto due. Sarebbe, ma io credo prima del 2023 di non vederla sul commercio nostrano. Per me sarà 36.000 e 39.000 euro, e non dire non ve l'ho detto. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio. Sto facendo un monte di video su Tesla, perché in questo momento sta uscendo davvero notizie di ogni sorta. Abbiamo parlato, come dicevamo, della Model 3, con un ribassamento davvero molto importante di quello che è il prezzo di listino di tutti e tre gli allestimenti, dalla Standard Range fino alla Performance. Abbiamo visto anche quelle che sono, diciamo, le ultime uscite, il restyling del 2021 della Model S, della Model X, davvero pazzesche, un motore clamoroso, anzi tre motori clamorosi, se dovete, diciamo, guardare a quella, la versione più performante, che davvero sarà un mezzo caro agli occhi, però davvero farà concorrenza a quelle Audi, Porsche e quant'altro, perché davvero come prezzo di siamo in linea lì. Poi con un'autonomia incredibile, oltre 800 km, roba mai vista sul mercato elettrico. E ora abbiamo visto anche quello è la Model 2, quindi davvero tanta roba. Poi andremo a vedere anche verso la metà dell'anno, credo, una cosa del genere, quando verrà conclusa quella della Gigafactory berlinese. Andremo a vedere anche se ci sarà un ulteriore ribasso per quello che sarà, diciamo, la Model 3, e anche la Model Y verrà, diciamo, verrà venduta anche sul mercato italiano. E ho visto è presente anche sul configuratore Sketchista, che magari faremo un video anche specifico su quello. Ora guardo. Perfetto, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora l'aveste fatto, e io spero di aver fatto un buon servizio. E sempre forza elettrico, alla facciaccia dei baggianoni che sparano pischella. Allora ragazzi, un bacione e alla prossima, ciao! E sempre forza elettrico, sempre forza elettrico. Ciao ragazzi.